La scelta di venire qui a Ferendino è stata una scelta, diciamo, pensata e adesso consapevole e, diciamo, consacrata dal fatto che ieri sono venuto a scegliere l'appartamento e subito mi hanno dimostrato la loro disponibilità e il loro affetto per i giocatori. E infatti mi hanno mostrato un bellissimo appartamento che ho scelto subito senza dubitare. E la mia scelta di venire qui è stata pensata, ho chiesto a vari ragazzi che sono stati qui, a varie persone per sapere un po' com'era il posto, e tutti mi hanno parlato bene, quindi questo, diciamo, che è stata una scelta per il proseguo della mia carriera e per dimostrare quello che valgo e che non ho potuto dimostrare nelle altre parti. Prima chiamata che ho ricevuto è stata da parte dell'allenatore, dove mi spiegava le sue motivazioni per il quale mi voleva qui, e per il quale io fossi qui e perché dovevo scegliere Ferentino. Le sue parole sono state molto d'aiuto, sono state, diciamo, la prima cosa che mi hanno fatto scegliere Ferentino, perché lui ha fiducia in me, ha detto che vuole vincere quello che voglio anch'io, quindi è stata anche questa una scelta per venire qua. E a me i derby piacciono molto perché anche quando ero piccolino che giocavo a casa vedevo Porto Empedocle Agrigento, che era un derby molto acceso. Ora non so qui se Ferentino-Roma è così acceso, però diciamo che sono sempre delle partite a parte. E inoltre, oltre ai derby, noi dobbiamo sempre cercare di pensare partita dopo partita per cercare di giocare sempre meglio e di raggiungere quella coesione di gruppo per cercare di vincere e di fare qualcosa sempre in più, di fare un passo avanti in più. Questo, diciamo, che è un grande onore per me, giocare di nuovo con Angelo Gigli dopo l'anno passato insieme a Bologna, ma giocare insieme anche a Bulleri, che, diciamo, è nel mio stesso ruolo e mi può aiutare in tutto, sia all'interno del campo che fuori dal campo, mi può dare consigli, mi può aiutare, e questa, diciamo, che sì, è stata anche una mia scelta, perché da questi due giocatori puoi solo che imparare, e questi loro due possono, diciamo, mettere per la squadra il loro impegno e soprattutto la loro esperienza per far crescere quelli più giovani e che non hanno ancora affrontato questi campionati. Quello che dico ai tifosi è quello di venire a vedere le nostre partite o i nostri allenamenti se hanno voglia. Noi saremo sempre disponibili a parlare e a scherzare con loro, perché alla fine, nel senso, siamo oltre giocatori, siamo persone anche noi, possiamo essere amici come tutti. E inoltre li invito a venire perché quest'anno credo si divertiranno e credo che con il loro sostegno cercheremo di farli divertire ancora di più e di portare più vittorie possibili in questo campionato.